Mentre ero in coma mi parve di venir sollevato come se non avessi un corpo fisico. Mi apparve una luce bianca, brillante. La sua presenza era rasserenante, meravigliosa. La visione di premorte è dunque un momento sublime dal quale non si vorrebbe più tornare indietro? Quali sono i confini dell'umano e quelli della mente? Professore, cosa succede secondo lei nel cervello di chi vive un'esperienza come questa, di chi entra in coma? Beh, qui qualche cosa la possiamo dire invece sotto il profilo neurochimico, senza però proprio sotto il suo profilo. Ecco, però per forza dare un'interpretazione in chiave trascendente a questo. Nella situazione di... No, lei non gli chiediamo, ecco, la chiederemo poi a Don Sorgio, a Don Delco, la chiave trascendente. Ecco, vorrei essere perdonato se in questo momento risulterò forse troppo materialista, però devo dire che obiettivamente noi sappiamo sotto il profilo neurochimico che cosa succede nella fase di coma profondo. Diciamo che esistono degli stati in cui avviene una deconnessione, quindi uno stato estremamente afisiologico, perché normalmente il... Cosa vuol dire afisiologico? Il più lontano, ecco, non dico patologico perché è ancora più forte questo termine, è il più lontano possibile da quello che è la normale fisiologia, quindi il normale funzionamento equilibrato ed armonico del nostro sistema nervoso, che è basato fondamentalmente, credo che qui l'abbiamo sentito dire tante volte, sulla possibilità continua di comunicazione fra le varie parti del cervello e poi le comunicazioni tra il cervello e le varie parti del corpo che fungono da integratori. E quindi in sostanza durante il coma c'è una deconnessione tra il sistema nervoso centrale e il resto del mondo, quindi gli organi dei sensi, le percezioni e le trasmissioni verso l'esterno, ma soprattutto, questo è il punto fondamentale, manca quella che è la base della vita del nostro cervello, cioè la comunicazione costante, l'equilibrio fra le varie zone, quindi per esempio fra la corteccia, che nelle sue varie aree rappresenta la sede cosiddetta della coscienza, la parte sottocorticale, cioè la parte di cervello che è immediatamente al di sotto, dove invece risiedono le nostre emozioni, le interpretazioni morali, e ancora infine la parte più profonda, la parte più antica, più ancestrale del cervello, dove c'è l'istintualità e la regolazione di tutte le funzioni involontarie. Attraverso il suo racconto vi racconto una storia abbastanza dell'incredibile, ma insomma, se non lo conoscessi da 30 anni dubiterei, ma non dubito perché lo conosco da 30 anni. Lui è un deputato del PDL, un medico, e ha vissuto un'esperienza tra la vita e la morte della quale io non sapevo nulla se pochi giorni fa non avessi letto un'ampia intervista sul Corriere della Sera. Sì, dopo l'estate del 2007 un piccolo lipoma qui sulla tempia sinistra e quindi me la sono fatta togliere. Il mio amico chirurgo che l'ha tolta stava tranquillamente lavorando, quando si è fermato ha detto no, alto, qua mi devo fermare perché sotto ci sta qualche altra cosa. Fatta un attacco si vide che c'era una massa che non era proprio definitamente un tumore. Però era una massa estranea. Mentre me ne andavo in aeroporto, andavo a incontrare mio figlio proprio per riscendercene a Catania, la macchina fu colpita nella parte posteriore e io con la testa così già semi-spasciata ho avuto l'abilità, si vede che tengo una capa tosta, di sfondare il finestrino. Il laterale. Poi ho urtato fortissimo con il torace sul sedile davanti. Male al torace, dal professor Martelli. Sì, lui mi operò anche lui in 3 ore in una maniera straordinaria attraverso al torace. Facendo, sai, senza dover aprire il torace, fece semplicemente i 3 buchi, da cui due servono per operare, uno serve per guardare, e mi riuscì a ricucire la mammaria interna che si era sfasciata e quindi avevo il polmone sinistro completamente allagato di sangue. Ritornato, e siamo qui verso novembre, dicembre, incominciano
a comparire delle linfoiandole, eccetera. Praticamente la botta che avevo preso, l'abbassamento del sistema immunitario, mi ha fatto ripartire il tumore. Nel febbraio del 2009 mi trovo 8 metastasi, tra cui alcune di 8 centimetri. Il tipo di tumore è importante definirlo. Apriamo il microfono, grazie. Prego, dica. Era un melanoma, questo è molto importante dirlo, perché è un tumore che nelle fasi chirurgiche è trattabile, il primitivo, il primario. Una volta che poi è metastatizzato, i trattamenti attualmente danno veramente scarsi risultati. Ecco, ma lei però suggerì o insieme avete individuato una cura? Io sono stato professore negli Stati Uniti per tanto tempo e ho avuto modo di contattare una serie di professori che mi hanno suggerito gli interventi più o meno sperimentali. E abbiamo iniziato, devo dire, purtroppo mano a mano che le cose vanno a peggiorare, nonostante la lucidità scientifica che contraddistingue, diciamo, la nostra esperienza, quando le cose ti toccano cambia un po' il tutto. E quindi è entrato anche una sorta di confusione operativa, per cui abbiamo provato veramente tante cose assieme, per cui adesso poi ne parleremo, perché tutto sommato siamo qui a parlarne, quindi è andata bene. A un certo punto abbiamo fatto una serie di terapie, l'ultima, la più interessante di tutti, un anticorpo monoclonale in fase di sperimentazione, anti-TCL4. Era proprio in via di sperimentazione, sì. Questo qua, quindi sono entrato... È entrato in una fase sperimentale ufficiale, siamo riusciti ad entrare in questa fase sperimentale, gli ha causato una crisi iperimmune, per cui... Questo anticorpo, che dovrebbe funzionare dopo un tot di cicli, al secondo ciclo gli ha scatenato una reazione talmente violenta che l'ha portato in pochissimo tempo in coma per acidosi metabolica. Il papà è andato in coma quanti giorni? E in totale sono stato 80 giorni. No, cioè quando si sa che sta morendo una persona nota, eccetera, nei giornali preparano, si chiama coccodrillo, no, la storia, oggi, devono mettere solo oggi. Alle 14 è venuto a mancare, devono mettere solo l'orario e basta. Fin qui è quello che abbiamo potuto vedere e provare. Di scientifico, chiamiamo. Di scientifico. Entriamo in una zona diversa, diciamo. Se Valentino manda a far vedere questo dipinto di Bosch, che è del 1500, vedete? Vedete che in fondo c'è un tunnel con della luce? Bosch lo ha dipinto... Lì. Proprio nel 1500 si chiama l'ascesa dei Beati. Perché? Guarda, perché, Scavagni, tu durante il coma... Ecco, nei primi giorni di coma. Io mi trovavo a Tor Vergata ed avevo praticamente i parametri erano incompatibili con la vita, perché avevo il pH del sangue 6,8, che è incompatibile con la vita, 50 di pressione e 20 di frequenza. Io credo che il vero, e questo lo dico anche rispetto a quello che diciamo prima sulle terapie, il vero merito di figlio e di medico che ha assistito a papà, al di là dei pensieri su cosa stesse succedendo, è stato quello di convincere i medici che tutto questo era una reazione alle terapie, non era la fase terminale del cancro, perché quando lui è entrato in coma gli avevano dato neanche un mese di vita per il tumore. Ecco, questo è il punto che poi si raccorda anche al tunnel di luce. Cioè, io sono andato ovviamente lì, ero completamente out, quando dopo credo 3 o 4 giorni che ero in coma profondo, ho avuto questa visione, e cioè mi trovavo in questo tunnel di luce meravigliosa e camminavo lungo questo tunnel di luce felice di lasciarmi alle spalle tutti i dolori, i malanni, eccetera, eccetera, ma poi venivo attratto fortissimamente da questa luce straordinaria, che era una luce positiva. E ma non tu vedevo immaginavi una... di essere immaginavo che stavo per andare. Che stavi per stavo andare. Per andare. Quando improvvisamente sono stato fermato e la mano sinistra è stata presa da mia mamma, che era morta l'anno precedente, e non ha detto nulla. Poi la mano destra è stata invece con maggiore vigoria presa da Padre Pio, che mi ha detto letteralmente: «Nei Wagyu, tu che stai facendo? Tu devi seguire la volontà del Signore». E mi sono svegliato per qualche minuto, e c'erano loro, c'era Giovanni, c'era mio fratello, c'era la mia compagna. Ho avuto il tempo di raccontare quello che avevo visto e poi me ne sono andato un'altra volta, mi sono andato di nuovo a seppellire nel coma. Quindi qui c'è un incrocio comunque
di una parte scientifica, eccetera, con cui tu puoi cercare di spiegare tutto, però c'è anche un qualche cosa, c'è che questo non è che sono io il primo, ce ne sono centinaia e centinaia di storie di questo tipo, e abbiamo voluto portare questo praticamente ero intubato, avevo fatto la tachicardia perché non riuscivo a respirare da solo, non potevo nutrirmi perché tutto il cibo andava di traverso, finiva nei polmoni, quindi dovevo nutrirmi per via parenterale ogni giorno. Poi avevo tubi infilati da tutte le parti. Ciò nonostante, devo dire che ho attraversato questo periodo. Questo veramente ci tengo a dirlo, anche perché poi si possono fare tanti ragionamenti personali. Però questi giorni di coma spontaneo e poi di coma indotto, durante i quali ho avuto, credo, di tutto. Mi hanno fatto la dialisi, 90% di possibilità di morire e 10% di farcela. Ho fatto 20 ore di dialisi, mi sono svegliato e ci stava la mia compagna di fronte a me e dice: amore, come sai? Una chiavica, scusate l'espressione, mi sono riaddormentato. Vengo portato dal San Raffaele a fare questa TAC. Io stavo infilato in un tubo così e guardavo lui che a fianco al radiologo guardava tutte le immagini della TAC, faceva una TAC total body di tutto il mio corpo, che lui aveva lasciato alcuni mesi prima pieno di metastasi. E vedo Giovanni, che è un tipo molto calmo, tranquillo, che invece piangeva. E allora io ho detto: bah, va bene, è andata. E invece quello è venuto, mi ha abbracciato, ha detto: papà, è quasi scomparso. Cioè praticamente più dell'80% del tumore era andato via. Poi un po' di pelle fatto d'oca, eh? In seguito altri controlli. Maurizio, fatti ancora degli altri controlli a distanza di 4 mesi, successivamente poi è scomparso completamente, adesso ci sono solamente delle cicatrici. Quindi ora può succedere. Detto, Mario, non è il momento. Ora mi ha detto, devo tornare. Forse ci sarà anche qualche ragione per la quale pure mi hanno fatto tornare. E questo me lo sono domandato, me lo sono chiesto e me lo continuo a chiedere. Forse una delle ragioni è proprio quella che stiamo facendo questa mattina. E quello che stiamo dicendo, non bisogna arrendersi, perché ci sono, situazioni estreme che però trovano la possibilità di soluzione. Allora ci sono due considerazioni da fare qui, molto vicine, sovrapponibili, intrecciate, eccetera. Da una parte, tu sai, io sono un professore di neuroscienze, ho vissuto per 40 anni di questo, lavorando sul rapporto fra cervello, sistema immunitario, sistema endocrino, quindi insomma abbastanza approfondito nella materia scientifica, e teoricamente sarei dovuto essere scettico rispetto a quello che vedevo, quello che ho visto o come si interpreta, ma qua c'è una parte spirituale che non si può trascurare, questo tunnel di luce, perché guarda, tu potresti anche dare delle spiegazioni scientifiche estremamente rigide, che c'è qualche cosa nella nostra antica memoria, nell'ippocampo che ci portiamo dentro, che in certe condizioni spara fuori questa sorta di tunnel di luce, eccetera. Però io ti devo dire che ho sentito veramente tutto il cuore, ho sentito che c'era qualcosa di più, c'era qualcosa che andava al di là, andava oltre. E siccome ci sono centinaia e centinaia di questi casi, tutti così, tutti descrivono questo. Nel 1500 già faceva questo. Quindi c'è siamo qualche cosa di più, certamente, di un pezzo di carne, siamo di più di un pezzo comunque di cervello. Voi avete conosciuto una persona che l'aldilà l'ha visto e poi ha preferito tornare indietro. Oppure mi hanno mandato indietro. Ah. L'aldilà l'hai visto? Io l'ho intravisto. Mio figlio, che ha fatto una carriera in America per conto suo, eccetera, eccetera, e poi alla fine ci siamo ritrovati
sugli stessi concetti, abbiamo sviluppato delle teorie molto approfondite, eccetera, eppure pure lui, che non è, diciamo, è credente, ma non è certamente... Guarda Umberto, io sono felice del tuo racconto, sono felice dell'esperienza che tu hai vissuto, ma sono altrettanto felice che tu hai potuto raccontare agli altri questo, perché è una iniezione di coraggio. E questo che, e forse per questo... Può darsi che mi hanno mandato per questo. Hai capito? È questo. E di questo io ti sono grato, proprio di aver regalato a chi ci ascolta un'opzione.